L'associazione Libera, no, fai rivelare, no? L'associazione Libera nasce subito dopo i due omicidi del giudice Falcone e del giudice Borsellino, proprio come un meccanismo di ridestare la coscienza degli italiani rispetto ai temi della legalità, ed è conosciuta per aver promosso una legge che è quella della confisca dei beni, dei beni dei mafiosi e dei camorristi, che vengono poi, diciamo, di per sé destinati ad usi sociali. Ed è un po' la ragione con cui, diciamo, il sindaco ha predisposto una destinazione d'uso per un bene, diciamo, che è di un camorrista del territorio. E al tempo stesso, ogni anno, il 21 di marzo, è la giornata della memoria e dell'impegno per le vittime innocenti di mafia e di camorra. È una giornata in cui, diciamo, si cerca di trasformare il dolore di chi ha avuto strappato vite di parenti, familiari, eccetera, in un impegno, diciamo, in una lotta alla non rassegnazione. Io vado veloce perché, diciamo, abbiamo effettivamente Don Tonino qui e vale la pena poi di sentire lui. Ultimamente nei beni confiscati in Sicilia, in Calabria, in Puglia e in Campania, probabilmente si è data vita a delle cooperative di giovani, ne parlava bene dei giovani il rappresentante del forum, cooperative di giovani che probabilmente hanno fatto in modo che in quelle terre, no, di sofferenza, di soprusi, di violenze, eccetera, potessero ritrovare lavoro, dignità, futuro. I ragazzi che probabilmente in quelle terre si venivano tolti i diritti da queste presenze di famiglie e di camorristi e di mafiosi, eccetera. E quindi sono nati i prodotti di Libera Terra, olio, pasta, vino, che probabilmente possono essere comprati nelle botteghe. C'è una bottega dei sapori e dei saperi della legalità che sta a Napoli, a Santa Lucia, ma anche qui nelle terre di Schiavone, Sandokan, sta nascendo la cooperativa delle terre di Don Peppino Diano, il prete che con quella lingua martellava le coscienze e invitava a salire sui tetti per gridare che la legalità è un elemento importante per poter avere futuro e per poter avere possibilità di crescita per tutti i cittadini. E in queste terre qui di Don Peppino Diana si farà finalmente la mozzarella giusta, cioè il tentativo di fare una mozzarella che non ci stia diossina come quella che gira completamente, che probabilmente sia giusta perché chi ci lavora dentro ha la giusta paga, perché è giusto che probabilmente le persone possono, diciamo, di per sé avere occasioni di apprendere lavoro e di andare avanti. Ed ogni anno vengono fatti dei campi estivi di impegno, di conoscenza, anche di lavoro, proprio qui a Caserta e l'altro nella zona di Castellammare, insomma, dove è possibile partecipare. Sarebbe interessante eventualmente che il Forum dei Giovani e la Rete della Legalità, diciamo, di questo territorio potessero chiedere, diciamo, la possibilità di organizzare anche qui uno di questi seminari, uno di questi incontri, uno di questi campi, diciamo, per quanto riguarda la legalità. Io chiudo e chiedo a Don Tonino, che è qui presente con noi e che non ha bisogno di presentazioni, diciamo, se oggi, in cui mi sembra che sia una bella giornata, insomma, da alcune notizie che ci arrivano un po' dai mass media, e che qualcosa per certi aspetti, come dire, sta cambiando in termini di vento per quanto riguarda la possibilità, no? E le chiedo, è possibile, come dire, Don Tonino, che l'impegno della legalità, l'impegno per costruire cittadinanza, eccetera, possa limitarsi alla testimonianza? Cioè, è possibile eventualmente, come dire, trasformare, no, per certi aspetti, questa
rassegnazione, perché mi sembra che ci sia una rassegnazione in cui, tra virgolette, il politico porta la nominata di essere un malvivente e quindi ci rassegniamo a questa situazione, facendone poi un solo fascio tra quelli che lo fanno e quelli che non lo fanno. Probabilmente che c'è, diciamo, la corruzione in qualsiasi delle situazioni e quindi ci siamo rassegnati ancora rispetto a queste. E che dobbiamo piangere continuamente i nostri morti per quanto riguarda le aggressioni e le altre cose e non possiamo pensare a qualcosa che vada oltre, diciamo, la testimonianza, che possa per certi aspetti mettere in moto all'ipotesi di una trasformazione. Sono state fatte delle ipotesi dell'integrazione tra varie competenze, diciamo, negli interventi che ci hanno preceduto. Poi è possibile chiamare la stampa a fare i giornalisti giornalisti, come si dirà nel film che vedremo tra qualche minuto qui in questa serata. È possibile eventualmente ritornare per certi aspetti a mettere la persona al centro, insomma, ma non più nell'ottica, diciamo, delle parole, ma proprio di fare gesti reali, concreti, quotidiani, affinché, diciamo, come tu dici anche nel testo, la memoria e quindi il fatto che i giovani vanno avanti, ma se hanno memoria e l'impegno quotidiano a costruire senza rassegnazione questa possibilità di una città bella, di una città vivibile, di una città sociale, di una città giusta per tutti. E questo è quello che probabilmente ti volevo chiedere, di cui tu già bene ne parli in questo tuo libro. E ti ringrazio molto a nome di tutti quanti, dei ragazzi che sono qui presenti, della comunità degli ospiti immigrati che stanno qua e delle altre persone, dei tanti, di averci donato un po' del tuo prezioso tempo da passare con noi in questa serata. Grazie.